Buon pomeriggio, siamo qui in collegamento da Forum Sanità 2024 in compagnia di Luca Cinquepalmi, direttore del Dipartimento Futura Innovazione della Fondazione EMPAM. Buon pomeriggio, grazie. Partiamo con la prima domanda sull'impatto che l'intelligenza artificiale e il digitale in generale sta avendo sul sistema sanitario nazionale e quindi di conseguenza anche sui percorsi di cura. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, qual è il cambiamento più importante? Tra tutte le innovazioni tecnologiche che stanno già adesso entrando nel campo medico, stanno evidentemente modificando profondamente quello che è la pratica clinica. Lo vediamo attraverso una transizione anche di ruolo che il medico si trova ad affrontare, perché incominciano a fare attività completamente nuove rispetto al passato, molto differenti rispetto a prima, proprio per l'utilizzo di questi strumenti. Cito l'introduzione del fascicolo sanitario elettronico, prestazioni in telemedicina, piuttosto che la somministrazione di terapie digitali, piuttosto che l'utilizzo di dati nella gestione e nella generazione digital twins. Sono tutti i cambiamenti che intervengono, tra cui anche ovviamente copiloti, intelligenza artificiale, almeno su due livelli: un livello operativo e un livello decisionale. Operativo perché possono accelerare o supportare il professionista nel disbrigo di pratiche amministrative, e questo è sicuramente un fattore forte di incentivo al loro utilizzo, ma nello stesso tempo questi strumenti, e parlo soprattutto dei strumenti, dei tool di intelligenza artificiale, possono sostenere i professionisti nei processi decisionali. Su questo ovviamente è importante però che, per potersi approcciare adeguatamente all'utilizzo di questi strumenti, tutti i professionisti sanitari, in primis medici e dentisti, abbiano l'acquisizione e provvedano all'acquisizione di competenze specifiche per questo scopo. Perché attraverso l'acquisizione di queste competenze specifiche possono avvantaggiarsi al massimo di questi strumenti e non subirne l'effetto. Faccio un esempio su tutti, tornando al tema dell'intelligenza artificiale. Questi sono strumenti molto potenti, soprattutto nel supportare il processo decisionale, ma per poterlo fare al meglio è importante che il professionista comprenda e conosca a fondo quelli che sono i processi sottostanti all'elaborazione delle risposte o dei suggerimenti che i motori di intelligenza artificiale gli producono, per poter valutare ad esempio quelli che sono i rischi connessi all'utilizzo di questi strumenti. Ad esempio, sappiamo che l'intelligenza artificiale può sbagliare soprattutto se si trova a dover affrontare diverse tipologie di bias che intervengono nel trattamento di un certo tipo di dati, piuttosto che nell'allenamento che questi motori possono ricevere rispetto su popolazioni non rappresentative, ad esempio rispetto alla popolazione invece destinataria degli interventi. Allora, sotto questo punto di vista, comprendere quali sono le dinamiche aiuta anche il professionista ad approcciarsi al meglio a questo strumento, che vuol dire anche saperlo utilizzare padroneggiandolo, e questo è particolarmente importante perché consente al medico di utilizzarlo come uno strumento di supporto decisionale e non di delega decisionale. Questo è un passaggio particolarmente cruciale, perché nella delega decisionale, nella quale spesso si potrebbe incappare, proprio perché uno strumento performante può portarti ad appoggiarti adesso, soprattutto se il livello di performance è molto elevato, ma questo può generare un rischio di de-skilling del professionista, e questo aspetto è importante da affrontare perché ci consente di poter sostenere il professionista nel utilizzare al meglio lo strumento e non invece subirlo passivamente. Okay. È giusto quindi parlare di competenze, perché appunto anche il clinico in qualche modo deve ampliare le proprie competenze e integrarle anche con quelle di tipo meta tecnologiche, no? Qui è importante che non solo che ci sia un'integrazione, ma forse che il data scientist, chi comunque si occupa di elaborazione dei dati, di interpretazione dei dati, lavori a stretto contatto con il clinico. Quindi ecco, è importante in questo caso la formazione. Voi di Fondazione EMPALM vi occupate di questo, anche di percorsi di formazione. Lo scorso anno vi abbiamo anche premiato in occasione del premio Forum Sanità, vi abbiamo premiato per la piattaforma che avete presentato, e una piattaforma appunto di formazione, se ce ne vuoi parlare, insomma, se ci vuoi parlare di questo percorso che avete attivato. Sì, è un tema di cui ci siamo voluti occupare proprio perché abbiamo colto
almeno due problemi. Uno è il fatto che l'utilizzazione di questi strumenti nella pratica clinica comunque ha un impatto sulla qualità professionale. Per noi che siamo l'ente di previdenza e assistenza dei medici odontoiatri, una qualità della nostra prestazione professionale, quindi la sostenibilità del nostro sistema previdenziale, dipende anche dalla qualità professionale. E sulla qualità professionale, se impatta l'utilizzo di questi strumenti, diventa un elemento per noi da attenzionare. E è stato effettivamente attenzionato correttamente, perché abbiamo notato che ad oggi una diffusa scarsa conoscenza e scarsa competenza nell'utilizzo di questi strumenti impatta negativamente e di fatto rappresenta un ostacolo alla sua diffusione. Ed è per questo che siamo voluti intervenire con un'iniziativa che abbiamo lanciato 3 anni fa, oramai sperimentalmente. L'anno scorso ci avete proprio premiato e ci ha fatto particolarmente piacere, più che altro perché ha riconosciuto il valore di un'iniziativa che abbiamo lanciato con lo scopo di mettere in mano e in tasca ad ogni medico, attraverso un'applicazione mobile, un portale di riferimento, un hub di contenuti informativi e formativi sui temi della salute digitale, che il medico può consultare in qualsiasi momento per orientarsi nell'ambito delle tante tematiche in cui si declina il tema della salute digitale, e aiutandolo anche a capire delle tante soluzioni disponibili oggi sul mercato quali sono quelle che meglio rispondono a dei suoi bisogni specifici, anche clinici. In questo senso abbiamo voluto dare a lui questo strumento di potenziamento delle capacità, sapendo anche che prendersi cura della formazione dei medici su queste tematiche è particolarmente complesso, perché non si tratta solo di trasferire a loro delle conoscenze tecniche o tecnologiche, si tratta in realtà di accompagnarli all'interno di un percorso trasversale che ha nella multidisciplinarità un tratto distintivo, per cui un professionista vede un arricchimento di skill non solo di tipo tecnologico, ma vede skill cliniche aumentate dall'introduzione di questi strumenti, vede delle competenze nuove o comunque rafforzate di comprensione di dinamiche di sistema, di problem solving, di gestione di situazioni complesse, dove la multidisciplinarità deve entrare proprio perché ti trovi a dover abbinare competenze spesso ingegneristiche o di tipo matrice tecnologica o competenze di tipo cliniche. Ed è anche una formazione particolarmente utile nel momento in cui ci rendiamo conto che il professionista non deve essere solo il mero utilizzatore di questi strumenti. Una delle battute, infatti, che spesso sento fare da parte dei medici, quando gli chiedi come mai non utilizzano molti strumenti di salute digitale, spesso ti rispondono perché si vede che è stato sviluppato da chi di clinica ne capisce molto poco, perché la usabilità in ambito clinico purtroppo è molto carente. Ecco, questo elemento è particolarmente interessante e importante da indirizzare, perché vuol dire che il professionista clinico deve essere anche preparato a poter intervenire nelle fasi anche di design delle soluzioni di innovazione per portare un contributo cruciale a tutto l'ecosistema, cioè far anche sì che le soluzioni che vengono sviluppate siano perfettamente rispondenti alle esigenze cliniche che sul campo il professionista deve soddisfare. Ed è per questo che anche la formazione che viene fatta e deve essere fatta ai professionisti è anche una formazione di accompagnamento a tematiche di innovazione, di anche imprenditorialità in ambito sanitario. Perfetto. È il motivo per cui dicevo che il clinico dovrebbe lavorare a stretto contatto con un responsabile IT. Per chiudere, se ci può dire come si chiama la piattaforma che si chiama Tech2Doc, Tech2Doc, che ha nel nome anche un po' la missione che si è posta, cioè quella di rendere tecnologia a portata di medico e dentista. Proprio con questo obiettivo è stata rilasciata gratuitamente per tutti quanti i professionisti. Grazie. A voi.